l'attacco pisano riuscì a prendere a fatto che la flotta consistente era assente, c'erano solo poche navi, quelle del 1135. Sporadiche raccolte da un nostro osservatorio verso Amalfitana e la Sicilia. Quindi con i normali aumenta molto, anzi sono anche funzionari di corte, qualche nobile da Vellese, al seguito di anche di Vincenzo II. C'è stata una. Abbiamo testimoniato la colonia di Messina, un'altra delle colonie più importanti insieme a quella di Maio. E nel 74 viene chiamata Maio Amalfitania Messina. E nel 1278 in questa colonna c'è proprio anche una contrada amalfitana, quindi una presenza di chiese ben organizzata. Poi troviamo un altro mercante nel 1262, ancora un mediocre, Giovanni Conte di Minore, che commercia a Messina, quindi ha una presenza un po' più stabile. E troviamo anche una commenda che viene fatta tra Pietro Buccella, patrono di una bufona abbastanza grossa, un buco più grande, fatto, come trasportato, e l'atto, perché sarebbe Filippo Crezza di Ravenna, di Eventilezzo. Il tragitto è dal 1257 a Amalfi Sicilia, portavano lì legna, soprattutto da presente, e poi riportavano dove, a volte anche qualche cosa di zucchero, poi non lo. Un'altra commenda, gli stessi due fanno 3 anni dopo, e questo è un documento molto importante che ho pubblicato. Parte da Baia, Sicilia, poi vanno ad Alessandria, poi l'attacco e poi rientrano da Baia, perché uccidono, dico una vecchia, no? Da 1 di febbraio a 3 febbraio. Questo è un documento importante perché testimonia una rotta in mare aperto e in inverno, con la possibile uso già di uno strumento nautico a secco. E sarebbe la Pixis Nautica, poi ho scritto questo tipo di libro che si chiama La bussola e la ragione, che parla di queste cose. E ancora nel tempo troviamo un Raduano della Buzio, in siciliana, che risiede ad Amalfi, questo è un fenomeno contrario, esattamente a Ravenna, dove è a Castiglione, qua sul mare, e che risiede qua ed è fuori per affari. Quindi è un siciliano residente qua, ma che esce per affari. Il periodo ricco da me osservato è quello a Giulio. A già dall'età sveva, e non praticando l'impatto, vari funzionari scalesi da Vellese erano a servizio dei re di Sicilia. E nel periodo a Giulio continua questa situazione. E abbiamo per esempio Matteo Ufola, personaggio molto importante, molto ricco, mutuatore e anche. Ha rivestito un piano importante sul segreto di Sicilia per molti anni, ma lui aveva ebbe una conferma per quanto riguarda il trasporto da Sicilia ad Amalfi di frumento senza pagare tasse, ma era una conferma che gli era già stata concessa da Federico II, quindi praticamente era una sede. Poi ci sono Risone De Marco, parente di Matteo Rufo, gli scalesi Federico Tara, Giovanni De Mando, che adesso non voglio dire più, stanno a lì, poi metteremo una bella come elettorato, chiaramente. E sostanzialmente i Rufolo e De Marra, sono molto importanti per l'altro fatto, la questione del Vespro, questa gente fu accusata di aver complottato contro il re Angiolino e di aver anche ha fatto anche di estorsioni, no? Soprattutto in Giulia, però, non in Sicilia, no? Per cui vanno in galera, ci sono processi, alcuni sono impiccati, altri poi riescono a salvarsi. Io ho fatto delle domande interessanti, come questo partito col figlio Lorenzo, che quando si incaccia Lorenzo, nasconde dei ruzzoli. E dove li nasconde? Ad Assisi, nel convento di Assisi, e presso i cavalieri San Giovanni di Gerusalemme. Chiaramente in quel momento ad Acre, perché il re dà a disposizione, fai uscire quei soldi che stanno lì, altrimenti non potrai avere la possibile libertà. C'erano anche dei giustizieri, ci sta per esempio Roberto Infante, tra Vellese, che era Mides, che era giustiziere di Sicilia, oltre il fiume Sasso, i funzionari fiscali, chiaramente, erari, per esempio, Terenzini. I cavellini di fondali e soprattutto
di Messina, soprattutto, ma anche di Termini, comunque, per esempio, i maestri portolani e i procuratori, sempre mantenuto un fuori in mezzo, e molto spesso associato, si crede, maestri portolani, e poi altri scalesi e trapellesi. E c'è anche un marito del giudice, che ha affidato, nel 1276, tre procuratori delle masserie di Sicilia, Cicia, Bruno e Sassi, quindi praticamente qua. Nella mariteria troviamo dei personaggi che sono ufficiali di Arsenale, Marina di Giudice, fino al 270. Troviamo Ruggero Schiavo, questo è il nome, non era aristocratico. Nicola Gialli invece, che riparava e costruì Arsenale in Sicilia, negli anni 70 del 200. E Angelo De Marco, che trasportava con un galeone i quaderni della Puglia da Palermo a Messina, una missione importante di documenti trasportati da parte con sua nave. Quindi troviamo poi con la guerra invece, troviamo le macchine e conseguenze successive, immediatamente successive, impegnati in queste nelle operazioni. Avviene la conquista quindi praticamente della Sicilia da parte degli aragonesi, prima ancora degli aragonesi, c'è la conquista Angioina. Già dalla conquista Angioina abbiamo parlato. Filippo Mostacciuolo, un mediocre di strada, l'anaiolo, che risiede a Messina, che è considerato già di colore da Carlo Francione, e subisce la conquista in un terzo di Bergamo, 1269. Pochi anni dopo, Luino Cacciolo, Giacomo Sass, sono scalesi, e altri, diciamo, in azione all'affidarci Messina, armavano da lei contro i genovesi, quindi questi praticamente si danno alla causa contro i genovesi. E anche un altro deputa di Palermo, anche questi scalesi. Poi c'è un trapellese, Giovanni del Puno, 1374, che viene truppato dai pisani, mentre dalla Sicilia porta merci verso la nostra zona su una barca gaetana, cioè lui è il padrone di una barca gaetana, dove lo beccano qua giù, la punta di Corsa, la punta del Cilento, qua giù, lo beccano i pisani, no, quello che beccano. Con la guerra invece troviamo interessanti notizie del giudice di Valdano e Corsa, questi tutti amalfitani di amanti, con quattro galeoni assaltavano le navi siciliane da commercio, quindi facevano un attacco contro questi per cercare di creare problemi in Sicilia. E uno di loro, amalfitano, Manfuzio Picerola, però viene fatto prigioniero dagli aragonesi nel 1301 e nel 1302 viene riscattato. Quindi ci stanno quelli che combattono un po' da l'una all'altra parte. E ancora un altro Mostazzurro, Mostacciuolo, la stessa cosa, insieme con uno di Positani, che è amico militare. Questi nel 1304 sono residenti a Messina, ma vogliono ritornare nel regno angioino, perché qua ci sono gli aragonesi. Allora che cosa fanno? Riescono a ricevere la provvigione da tre angioini in maniera da poter tornare qui, nella loro terra. Quindi c'è una specie di sovvenzionamento. Il 17 novembre 1339, battaglia delle isole Picari, c'è un angelo di Mantigna di Maiurri che viene catturato dagli aragonesi, accecato ad un occhio e mutilato ad una mano. Sono i liparotti che lo catturano praticamente. Per cui poi il re Angioini, quando viene questo tutto, riceve una pensione annua di 93. Nel 1541 parte di Positanismo aiutano, portando le tovaglie, gli Angioini all'assedio di Minazza. Tant'è vero, Positano, dicevo, ma cresce molto bene, se tu gli Angioini si libera dall'infeudazione del monastero, di presente, diventa università, no? E si fortifica l'urbo, Buga, e ci sono armatori importanti. Questo l'ho pubblicato. Siamo allo scorrere del 300. Sapete la guerra di successione, no? Tra Ladislao di Durazzo, Dorica Maggiore, siamo nel 1381. Alcuni nobili scalesi vanno in Sicilia per prendere frumento, grano, approvvigionamento. I scalesi erano per Ludovico, gli avellesi per la Lisbona, la città di Amalfi di San Metà. Da qui, non da qui,
Da qui gli angioini sono il domino di Dai Francisco. No, la cosa già è, guarda, e la mia lo vedo come è redatti, io le dicevo di qua sotto un re, dall'altra parte di un'altra una cosa da me. E questi nomi citati sono catturati dal capitano delle galere di Mazzate, e quindi praticamente sono costretti a nello stesso momento c'è un circo rizzolo di Amalfi che porta, riesce a portare 150 salme di frumento nel distretto di Sant'Andrea, sarebbero questi di Lugano. Poi ci sono i finali di Zecchini, paesi di Zecchini, assaggiatore di Morini, della zecca di Messina. No? In destra sempre Matteo Rupolo, il solito, ma poi tanti altri, naturalmente. E tutti scalesi e davvertesi, sono fatto molto importante. Non vi leggo la lista. Anche alcuni ecclesiastici, nel 1989, Andrea D'Alanghi, che era arcivescovo di Natale, arcidiacono. Nel 1984 Andrea D'Alanghi, discendente da questo, era vescovo di Malta, Malta molto vicino alla Sicilia, ricordate, anche per i civili di tutti. Tra il 1343 e 82, Ludovico Platavone, affidato Doc, era arcivescovo di Siracusa. Allora adesso è di Platavone, coppie discendenti dal danno di Atrano. Poi viene riferito i corsari di Amalfi. Lì c'era anche Nicola Santella, Scala d'Avello, giudice di Sardegna. Ci sono degli amici originali di Scala, Mintes, qua dice D'Avello, ma nel documento, però D'Avello è originale, che avevano feudi, pulini, feudi, in altre varie parti della Sicilia, in alcune baronie, c'è una bella lista di località. Allora, nella colonia di Palermo avvengono cose interessanti nel periodo aggiunto. I mercanti amalfitani, che non sono tenuti a combinare mutui e corrette a giugno di Palermo, se non hanno di possedimenti opini. Questa è praticamente un'ordinanza. Troviamo anche dei nomi a quel tempo onomastici. Palermitana da Fritte, un altro si chiamava Catana, per essere chiarissimi, quindi hanno a che fare con. Qui abbiamo a Palermo Pietro De Cana, Vittorio Di Amato, Giovanni De Rucci, tutti i Ravellezzi che operano nel 200, ormai nel 200 anni. E tra il 70 e la fine del 200 ci sono mercanti amalfitani a Palermo che vengono esentati da Ricordo. Addirittura Pietro di Amalfi, non c'è il cognome, Pietro di Amalfi, che era un conto, un capo civile di imbarcazione, era apparito a Palermo. Questa è un'altra esperienza. La colonia di Messina ci troviamo una famiglia di Caiani, De Puteo, oggi il cognome Abruzzo, che praticamente avevano una base mercantile. Poi c'è Nicolino De Vato di Scala e poi Bartolomeo Sassi, Renato Bonito, sempre scalesi, che operavano in quelle zone, ma nel 1371 le loro navi vengono sequestrate per motivi militari. Servivano i tranquilli. Nella colonia di Catania troviamo Guglielmo De Manzo, da qui poi dice il famoso Giambattista Manzo De Manzo, ricordo. Che aiutò anche il tasso, e nello stesso momento un membro della famiglia, una donna, una certa Gari Ruffa, divenne la vicenda del palazzo di Alti Palermo. Questi temazzi non erano ancora, diciamo, nobili, non erano i clari, non erano i puliti, no? E lì a Mazzitania avevano proprietà, abbiamo trovato delle proprietà, Margarito Marcagenda, un mercante, 1268, testamento, molto lungo e interessante, a te interessa. Allora, avevo una coppia dalla Sicilia portavo Codone e contemporaneamente ad Amalfi con quel Codone faceva la carta a Bambacina. Quindi aveva pure una cartina, questa è pure delle primissime cartine e sappiamo pure il prezzo di questa carta. E questo è molto importante. Carta a Bambacina che in quel tempo circolava su una carta, su un foglio di carta a Bambacina, per esempio fu scritta la spesa per il fasto di un falcone lì in Sicilia, quel tempo, o per l'ingaggio di un bilis di tre armigeri, in una carta che ci fa ricordare che la prima carta è quella di Palermo, che sta nell'archivio di Stato del 1109, no? Questa è la doppia
la doppia lingua araba e greca, no? E la contessa della Sì, anche. Mercante malfidato Francesco Morignano stava a Mazara e lì la gente aveva tre mulini e i prodotti di questi mulini lui li donava nei monasteri amalfitani dove avevano una casa delle figlie, quindi per sostenerlo. E anche l'arcivescovo di Atalanta aveva possedimenti a Mazara. Poi Nicolatrara, Messina, in quel tempo, siamo a fine 200, aveva due botteghe presso la lunga porta dei Onzi. E Bartolomeo Sasso, sempre a Messina, costruiva, gestiva a Messina, ma costruiva tonnare presso Catania, quindi per fare la produzione ovviamente del tonnare, tutto salato, qualche settore. E poi molti possedimenti avevano a Cefalù gli enti ecclesiastici della zona, la chiesa di Amalfi, ma anche qualche monastero. Il trasporto di frumento era forse uno dei principali capi di imputazione economica e commerciale. Molte migliaia di salme venivano portate dalla Sicilia verso Amalfi, verso il lugare di Amalfi, e molto spesso venivano esentati dal pagamento delle cappelle, e anche una famosa amalfitania, quella di Siracusa, che sta presso la porta di Ortigi, c'è ancora la vita della amalfitania, e contribuiva molto a queste operazioni. Poi trasportavano anche profumenti dalla Sicilia verso l'Africa, verso Tunisi, per esempio, è molto frequente questo trasporto. Anche da Trapani veniva portato il frumento delle nostre zone. Poi c'erano anche altre merci, per esempio da qui verso la Sicilia, la legna, c'era una legna per secoli, fino al 1500, minimo 25, si parla di marcata attracco di marmorata, quindi è portata la legna nostra a Palermo. Anche da minori in Sicilia si portava vino e frutta, e Federico Zara invece portava merci da Agrigento verso l'oltremare, quindi verso la Grecia. Ci sono alcune società mercantili, questo va bene vedere un po', che sono interessanti. Anzitutto c'è un testamento. Quanti minuti sta? Due minuti. Va bene, se è tanto minuto. Cioè, ci sono società mercantili interessanti con varie spedizioni, con rotte. Vi dico solo che cos'è, senza scendere in mercato, per cui ha ragione il comportamento. E dove praticamente prevale la commenda sopra il passo migliorato, ma molto interessante sono le partecipazioni di gente qua, con capitalisti aristocratici, ma patroni mediocri, con equipaggi e tragitti molto interessanti. Ci sarà anche qualche diario di corto. Poi ci sono siciliani esempi ad Amalfi, qui troviamo nel 300 vari di questi personaggi, qualcuno faceva pure qualche arte, qualche vestito, tanto è vero che si porta un giovane di Amalfi, se lo dirà lei, se lo porta lì a Palermo per insegnare il suo mestiere. È chiaro che qui nella zona nostra. E nell'età aragonese abbiamo altre aragonese per noi, questo è il abbiamo dei rapporti importanti per quanto riguarda la presenza di mercati ancora nelle zone, sono soprattutto questa volta più fortemente da Vellesi, Amalfitani e Maiorese, faceva anche l'arte storica in questa zona. Cosa importava? Questa è l'ultima cosa. Cosa importavano dalla Sicilia allora nel 400? Cosa esportavano? Importavano casi cavalli, casi cavalli, che erano prodotti già 200, tonnina, salata, lana, zucchero, pepe, carota, che poi li vendevano a Napoli. Anche il vino grosso di Messina, il vino grosso di Messina, questo è un po' interessante. Esportavano vino e legna, vari tipi di legna, già lavorati, travi, carrate, varie cose. Un brigantino di gomma dei marini faceva rotta nel 1487, la Scalea, portava 15 fondi di olio e di vino, qui sappiamo pure il cabotaggio. Mentre qualcuno dalla Sicilia prendeva bestiame nere, diciamo nere, non niente. Bartolomeo Corso di Palermo ne vendette una a Renato Polito, De Monte de Barbarin, questa era detta Pisana,
e la misero a lavorare in magazzino alla piazza di Andalucia. Queste che cose facevi? Cerchi di ferro per le corti. Questo era il lavoro piuttosto complicato. E troviamo poi qui, nel 400, alcuni consoli che rappresentavano siciliano, ancora più precisamente i Parotti, ed erano tutti di Maiorca, quindi rappresentavano i siciliani in questa zona. L'ultima conclusione finale, ancora adesso siamo siciliani, amalfitani siciliani. Abbiamo Portobello e Agrigento, dove ci sono famiglie amalfitane, Milano, Naschi, Prodo, Ruppolo. E vi voglio concludere con un detto siciliano di Portobello, quindi non amalfitano, però riferito agli amalfitani, che dimostra l'onestà commerciale di questa gente. Dice: se vuoi avere l'esatto peso di un chilo, prendi un chilo di pasta. Grazie.